Ciao a tutti LEGOfan e benvenuti. Era da un po' che non vi portavo le Buildable Figure, altra serie nella serie che io adoro particolarmente. Questo è lo Stormtrooper di Scarif, il set 75523, costituito da 89 pezzi. Ed è uno dei tre Stormtrooper che sono usciti finora per questa linea Buildable Figure. Vedete alla vostra sinistra, devo ancora farvi la recensione, lo Stormtrooper classico in versione Commander. E poi qui invece l'abbiamo già visto a destra, lo Stormtrooper del primo ordine. Questo l'ho già portato sul canale, quindi potete tranquillamente andarlo a vedere. Ora concentriamoci su questo Scarif Stormtrooper, visto per la prima volta nel film Rogue One, uno degli spin-off che ha prodotto la Disney da quando ha acquisito proprio i diritti dell'universo di Star Wars. Solita accuratezza nella progettazione e soprattutto nelle teste, che sono assolutamente mitiche. Questa è già di suo scheggiata, qui rovinata, proprio dovuta ai combattimenti. Ve la faccio vedere al completo, bellissime proprio tutte i dettagli presenti sull'elmetto, fantastico, guardate che bello. Ha un blaster, come accade per tutti i set di queste Buildable Figure. Questo in particolare presenta anche uno sparabottoncini, oltre a uno shooter a molla che viene azionato in questo modo qui. Quindi ne è presente uno già caricato nel fucile e l'altro di riserva. Ok, bella pure la scelta dei colori. C'è un particolare, questo qui, questo è una sorta di vestitino plastificato che viene aggiunto ai classici pezzi che sono per la maggior parte Technic. Ok, la posabilità è la solita. Ci sono diversi pezzi utilizzati anche in altre Buildable Figure. Questa però è stampata, come potete ben vedere, ed è una aggiunta, diciamo così, alla collezione. La posabilità è la stessa, le figure possono assumere qualsiasi angolo, diciamo così, quindi possono sono molto articolate, sia per quanto riguarda le articolazioni delle gambe che per quelli delle mani. Altri pezzi stampati sono, ad esempio, il torso, che cosa unica per tutti i set, sono un unico pezzo. Questo è completamente stampato, come potete vedere. La parte invece posteriore è di un unico colore. Ok, bellissimo set. Adoro questa linea, insomma, lo sapete, vi ho portato già tantissime recensioni delle Buildable Figure. Facciamo un po' il conto. Finora ho acquistato 21 Buildable Figure di quelle uscite. Me ne manca qualcuna, mi mancano proprio le nuove. Darth Vader nuovo, Boba Fett, poi ancora la guardia d'elite pretoriana, vista proprio nell'ultimo film di Star Wars. Manca pure l'altra versione di Rey, quella del secondo film della nuova trilogia, e poi il pilota d'elite del TIE Fighter, quindi sono ben 5 Buildable Figure. Le altre poi ce le ho tutte. E poi ovviamente ne devono uscire ancora per quest'anno altre 5 dedicate proprio al film di Han Solo, e non solo, anche una dedicata alla trilogia prequel e anche una dedicata
se non sbaglio, la trilogia, quella classica. Beh, poi li vedremo più in dettaglio con questa qua e con la prossima che vedremo. Questo è l'ultimo della sestetto dedicato proprio al film Rogue One, l'Imperial Death Troopers. Completiamo proprio la serie dedicata a Rogue One. Ok, quindi appuntamento al prossimo video delle Buildable Figure. Come sempre ragazzi, buona costruzione a tutti e alla prossima, ciao!